Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a quest'ultimo appuntamento della trasmissione I conti non tornano, il programma di approfondimento macroeconomico che come Don Chisciotte ha portato avanti insieme ovviamente all'associazione MMT Italia, nonché l'associazione La Genesi. Io sono Massimo Cascone, caporedattore di Come Don Chisciotte e ovviamente in mia compagnia c'è l'amica Sonia Milone. Ciao Sonia, buongiorno. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Oggi è con noi Domenico Viola della MMT Italia, naturalmente. Ciao Domenico. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno e grazie per questo invito. Ciao, ciao Domenico, anzi grazie a te e grazie per esserti prestato poi a questa puntata conclusiva della prima stagione dei Conti non tornano, che come ricordo i nostri spettatori è dedicata proprio a loro, in particolare alle loro domande. Questo perché noi nel corso delle puntate abbiamo sempre ricordato agli spettatori che se avessero avuto dubbi potevano scrivere a voi della MMT. Abbiamo selezionato alcune delle domande più interessanti, anche quelle che insomma voi in quanto esperti avete ritenuto centrali per chiarire alcuni concetti. Allora io direi ti faccio subito la prima domanda, che è una domanda che prende spunto insomma da quelli che sono stati i temi che sono stati trattati sia nella puntata 3 che riguardava il modello sociale, che nella puntata precedente a questa, quella della finanza funzionale. E in particolare la domanda è questa: quali sono i motivi per cui uno Stato con una moneta propria, quindi come indica la dottrina della MMT, una moneta sovrana, quindi in grado di utilizzare la teoria della MMT, rimane povero, come ad esempio il Brasile? Ok, grazie Massimo, grazie Sonia. Questa è una domanda molto importante perché ci permette anche di chiarire un po' alcuni aspetti sulla MMT, sulla teoria della moneta moderna. Per rendere più che, oltre al caso del Brasile, come può essere qualsiasi paese, mi piacerebbe riprendere il caso del Giappone, perché la MMT è spesso associata al Giappone, cioè si dice solitamente che il Giappone è quel paese che avrebbe applicato la MMT. In realtà, appunto, come vedremo, non è così. Per fare un flash, giusto un flash, vorrei fare un flash veloce sulla MMT. La MMT è una teoria che si sviluppa a partire dagli anni 90 si può dividere in due parti, no? Una parte di analisi descrittiva oggettiva che la MMT fa, diciamo, del funzionamento dei meccanismi istituzionali, no? Di funzionamento dei diversi tipi di sistemi monetari. Un'analisi quindi descrittiva di come gli stati spendono, di che ruolo hanno la vendita di titoli di Stato e anche le tasse. Per diversi tipi di stati, che operano in diversi tipi di sistemi monetari. E la parte quindi di analisi oggettiva, descrittiva che la MMT fa riguarda poi anche quelli che sono i reali vincoli, limiti alla spesa pubblica dello Stato, alla spesa in deficit. E da questa parte descrittiva, di analisi descrittiva oggettiva del funzionamento dei diversi tipi di sistema monetario, l'MMT ci spiega una cosa importante, alcune cose importanti. Primo, che uno Stato che spende e tassa solo nella sua moneta nazionale è uno Stato che finanzia e si rifinanzia, diciamo, no? Emette titoli di Stato che sono denominati solo nella moneta nazionale, è uno Stato che ha la sua banca centrale, quindi è uno Stato che non può mai essere costretto dalla speculazione finanziaria a dichiarare fallimento, default, sulle proprie impegnative di pagamento, che sono misurate nella moneta nazionale. È uno Stato che può permettersi sempre di spendere per acquistare risorse reali, come il lavoro delle persone, piuttosto che beni e servizi, che sono prezzati nella moneta nazionale. In aggiunta, l'MMT poi spiega che se uno Stato desidera massimizzare il proprio spazio, cioè la propria indipendenza e autonomia
dal lato delle politiche economiche, fiscali e anche monetarie, quindi il controllo dei tassi di interesse e così via, è bene che lo Stato adotti non solo una moneta nazionale, ma anche che adotti un tasso di cambio flessibile, variabile tra la moneta nazionale e monete straniere. Quindi non adotti un tasso di cambio fisso. Cioè, in altre parole, una moneta nazionale può essere scambiata con monete straniere e il tasso di cambio può essere o fissato dallo Stato, dal governo, oppure reso lasciato flessibile, variabile. Ecco, e da qui ecco che la MMT arriva a spiegare che uno Stato che ha il monopolio sulla propria moneta nazionale non convertibile ad un cambio fisso, come le straniere, è uno Stato che controlla i tassi di interesse e anche gli interessi sul debito pubblico, può farlo, ha la capacità di farlo, e non è uno Stato che può essere costretto dalla speculazione finanziaria a fare austerità o anche a dichiarare default. E quindi la MMT poi arriva a spiegare quelli che sono i veri limiti alla spesa dello Stato in deficit, che non sono limiti di natura finanziaria, numerica, come i parametri di Maastricht, il pareggio di bilancio, anche in Costituzione, messo in Costituzione, oppure il pareggio di bilancio del Fiscal Compact. E quindi l'MMT ci spiega che per questo tipo di stati, ripeto, che hanno il monopolio sulla moneta nazionale non convertibile, non valgono le logiche del bilancio che valgono nella gestione del budget privati di una famiglia, di un lavoratore, di un'impresa, per esempio. Anche un elevato debito pubblico, relativamente elevato, non necessariamente porta a un aumento dei tassi di interesse, al default del debito pubblico, anche a inflazione, no? Ora, il Giappone, riguardo questa parte, ecco, questa parte di affermazioni che la MMT fa circa i reali vincoli alla spesa dello Stato, di uno Stato che ha il monopolio sulla propria moneta non convertibile, ecco, il Giappone è il caso più lampante, ma non l'unico, che dimostra che queste affermazioni della MMT che partono appunto, derivano da questa analisi storica, istituzionale e oggettiva che la MMT fa dei diversi sistemi monetari, ecco, sono affermazioni vere, cioè realiste, cioè sono affermazioni che corrispondono alle realtà dei moderni, alle realtà istituzionali dei sistemi monetari moderni, diciamo così. Dal punto di vista poi normativo, no, la MMT, l'altra parte della teoria, è quella normativa, cioè delle proposte politiche, che ovviamente vengono definite anche in relazione a queste affermazioni, conclusioni teoriche che la MMT fa, no? Circa i reali vincoli alla spesa dello Stato. Dal punto di vista delle proposte politiche, la MMT, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, ecco, porto i telespettatori a guardare, insomma, la MMT propone tutta una serie di stabilizzatori automatici dell'economia, reti di protezioni sociali, politiche anche di Green New Deal, no? per la transizione e conversione ecologica, insomma, tutta una serie, la MMT propone dei tipi di anche approcci di gestione del budget pubblico, della politica di bilancio e anche della politica monetaria, che sono approcci e tipo di politiche che dal Giappone non sono state attuate. Quindi il Giappone, se andiamo a vedere dagli anni 90 fino ad oggi, ha praticato tutta una serie di politiche fiscali, economiche, monetarie, che sono antitetiche, ecco, a quello che propone la MMT. La MMT propone esattamente dei tipi di approcci alla politica economica e monetaria, dei tipi di proposte, ecco, di soluzioni politiche a problemi come la disoccupazione, le disuguaglianze e così via, che sono esattamente contrarie a quelle applicate da governo e banca centrale giapponese negli ultimi 30 anni. Quindi da un lato il Giappone è l'esempio più lampante di paese che dimostra che la faccio breve, la MMT ha ragione, è corretta
nella sua analisi descrittiva del funzionamento dei sistemi monetari e di quelli che sono i vincoli reali alla spesa degli stati. Il Giappone è il caso più lampante, come dicevo, non l'unico, ma il Giappone è uno di quei casi di stati che hanno applicato a banche centrali politiche fiscali e monetarie che sono antitetiche a quelle che propone la MMT. Tranne negli ultimi anni la Bank of Japan ha applicato un programma di controllo degli interessi sui titoli di Stato anche a lungo termine che si allinea a quelle che possono essere delle proposte dell'MMT, ma nell'arco degli ultimi 30 anni, no? Ecco, da quando poi il rapporto debito pubblico PIL del Giappone è aumentato esponenzialmente, divenendo il rapporto debito pubblico PIL più alto al mondo, insomma, il Giappone il governo giapponese e la banca centrale hanno adottato tipi di politiche economiche, fiscali e monetarie totalmente diverse e antitetiche, ripeto, a quelle che applica l'MMT. Benissimo, Domenico. Quindi sì, allora... Sonia, perdonami, quindi è sempre una questione di scelta politica, no? Ma il fatto che non c'è alcuna relazione naturale, automatica, tra deficit e debiti pubblici anche alti e tassi di interesse, default e inflazione, default dello Stato e inflazione, è un qualcosa che, per esempio, non solo il caso del Giappone, ma in particolar modo il caso del Giappone dimostra, no, empiricamente, convalidando le spiegazioni della teoria della moneta moderna dell'MMT e specularmente andando a invalidare, a smontare, a smentire tutto quello che viene raccontato dalla propaganda neoliberale sul debito pubblico e sulla relazione che c'è tra la dimensione del debito, dei deficit pubblici e i tassi di interesse sul debito e anche l'inflazione. Direi che hai spiegato benissimo. Senti, un altro telespettatore da Firenze ci chiede, dopo aver visto la puntata 14, non ho capito bene, ma alla fine se un'impresa estera investe in Italia, ci arricchisce o ci impoverisce? Domanda secca. Sì, domanda secca, semplice, ma assolutamente importante. Allora, intanto vorrei partire da una premessa, cioè paesi come l'Italia, no? Ma tantissimi paesi, anche paesi più a basso reddito, cosiddetti in via di sviluppo, di base non hanno bisogno di investimenti di imprese straniere multinazionali, ad esempio, per poter svilupparsi, per poter vivere, no? E sconfiggere, eliminare la povertà, soprattutto estrema e di massa, la disoccupazione. Certamente investimenti privati stranieri, esteri, di imprese straniere possono contribuire allo sviluppo di un paese, allo sviluppo economico e al progresso economico e sociale di un paese. Un investimento di un'impresa straniera è necessariamente può generare necessariamente dei danni al paese anche dal punto di vista della distribuzione del reddito, della speculazione, quindi della crisi, instabilità finanziaria. Certamente, dipende dalla politica, cioè se esiste la politica, e in particolare la politica industriale, la politica che pianifica lo sviluppo economico del territorio, del paese, e condiziona, no? Pone delle condizioni ben precise agli investimenti stranieri, no? Che vogliono venire a investire, appunto le imprese vogliono venire a investire nel proprio paese, ecco, sicuramente quegli investimenti privati stranieri possono essere indirizzati a favore della comunità, creare poi effettivamente valore e non essere invece degli investimenti parassitari per la maggioranza della popolazione che vive in quel territorio. Cioè, per fare un esempio, se la logica è quella, ad esempio, delle ZES, delle zone economiche speciali, cioè lì sembra la logica proprio di quei paesi
sudditi, subordinati, no? Disperati, che chiedono a qualsiasi nuovo padrone di capitali e mezzi di produzione di multinazionali straniere di venire sul territorio pur di farci mangiare qualcosa, di poter mettere un piatto a tavola, no? Ecco, questo approccio molto anche di elemosinante. La zona economica speciale dice all'impresa straniera: tu che vieni a investire se vieni a investire sul mio territorio, le condizioni saranno quelle di non avere condizioni, no? Cioè potrai tranquillamente da noi pagare poco il lavoro, potrai evitare di pagare un sacco di tasse che altrimenti avresti pagato, un sacco comunque le tasse che è giusto che paghi, no? Sugli utili che vieni a fare sul mio territorio, potrai eventualmente sversare senza filtrare nel terreno delle sostanze chimiche che solo a guardarle provoca un tumore, cioè nel senso pochi permessi e licenze amministrative e burocratiche, appunto sul rispetto dei lavoratori, lavoratrici, dei cittadini del territorio e degli ecosistemi naturali del territorio. Ecco, il tutto purché vieni a investire e ci dai dai a qualcuno un posticino di lavoro qualsiasi. Cioè, la ZES, la zona economica speciale, è un esempio di come la politica smette di fare politica e si prostra, no, ai piedi delle multinazionali, subordina anche gli interessi della collettività del territorio, della maggioranza che vive del proprio lavoro, agli interessi speculativi, in questo caso poi diventano parassitari di una multinazionale. Invece, se al posto della zona economica speciale si facessero altri tipi di politiche di attrazione degli investimenti stranieri, ecco, un'impresa potrebbe investire nel territorio nazionale, specie magari al sud, un'impresa straniera, e creare effettivamente valore per tutti e contribuire positivamente allo sviluppo economico inclusivo ed ecosostenibile del territorio. Ecco, Domenico, noi abbiamo selezionato, anche appunto grazie a voi che avete ricevuto queste varie domande, un dubbio che secondo me si lega perfettamente a quello che tu hai appena spiegato, e che è un dubbio che è venuto a un signore che si chiama Gianfranco da Padova dopo aver visto la puntata 4 riguardante i saldi settoriali con la tua collega Elisabetta Uccello. E cioè, abbiamo parlato di questo investimento iniziale che un'impresa estera potrebbe fare sul nostro territorio in Italia, andando quindi a produrre ricchezza. Però c'è qualcuno che chiede: tralasciando questo investimento iniziale, nel momento in cui l'azienda estera fa degli utili, questi utili poi non vanno a drenare liquidità al sistema Italia? Ottima domanda. Rispondo precisando, facendo alcune precisazioni sui termini usati. Non si andrebbe in questo caso a drenare liquidità al sistema Italia, si andrebbe a drenare una possibile richiesta, domanda, quindi spesa di investimenti, e quindi richiesta di lavoro, cioè creazione di posti di lavoro, e richiesta di beni e servizi. Quindi se quegli utili potevano essere, e magari ecco le condizioni virtuose, no, che dovrebbero essere, che la politica dovrebbe imporre anche, no, in una logica di partenariato e di reciprocità, no? Ecco, ad esempio si potrebbe porre tra le varie condizioni per chi viene a investire nel proprio paese che una parte degli utili e così via sia reinvestita ogni anno sul territorio per ricerca e sviluppo, assunzione e magari ampliamento degli impianti produttivi, assunzione di nuove persone, no? E così via. Ecco, se l'impresa che viene, per esempio con le zone economiche speciali, viene al sud a investire, no? Ecco, mettiamo che sia un'impresa straniera, viene al sud a investire piuttosto che in Italia, e dopo aver potuto, la dico in maniera semplice, sfruttato e spolpato valore dalla maggioranza, soprattutto dai lavoratori e dalla collettività, che quel 90% della popolazione che vive del proprio lavoro e che il valore, la ricchezza la produce, ecco, andando a spolpare, a sfruttare il territorio
e portare poi gli utili, ecco, diciamo rimpatriarli alla casa madre, utilizzare gli utili per pagare solo dividendi agli azionisti proprietari della multinazionale, mettere degli utili anche nei paradisi fiscali, utilizzare gli utili per riacquistare le azioni della società, cioè io azienda multinazionale ho fatto degli utili, prendo una parte degli utili e li utilizzo per acquistare, riacquistare sul mercato le azioni della società che, va, che, sto, che come manager gestisco, no? E, io manager della multinazionale sono remunerato non solo con dei fissi salariali da manager, ma anche con le cosiddette stock options, cioè dei pacchetti dell'azione della, di azioni della società che gestisco. Quindi se io ho fatto utili come società, magari sfruttando un territorio, no? Società multinazionale straniera che viene investita sul territorio, è una buona parte, il grosso magari, di quegli utili, li utilizzo per solamente riacquistare le azioni della società che gestisco, con un solo obiettivo speculativo, cioè quello di pompare il prezzo di quelle azioni. Io manager, che sono remunerato con pacchetti di azioni della mia società, con questa operazione di riacquisto delle azioni della società, vedo la mia remunerazione, il mio pacchetto, aumentare di valore, senza che l'impresa ha creato valore. Ha creato valore per l'economia reale. Ecco, questo è un esempio, quello del riacquisto delle azioni, utilizzare gli utili della società non per reinvestire nell'economia reale, posti di lavoro, benessere e così via, ma per fare operazioni speculative, operazioni di riacquisto delle azioni proprie, è uno di quelli, di quegli elementi che caratterizza quel processo di finanziarizzazione dell'economia, delle economie occidentali, tra cui quella anche italiana. Che cos'è la finanziarizzazione dell'economia? È quell'economia dove i flussi della finanza, dei finanziamenti, le spese anche delle imprese e così via, come in questo caso, no? Gli utili, così, vengono indirizzati su la speculazione la finanziaria, sulla speculazione, quindi sulla rendita che si ottiene da speculazione. E quindi la finanziarizzazione dell'economia vede un'economia dove l'economia reale del lavoro, dell'innovazione di processo, di prodotto e di mercato, dell'imprenditoria sana, viene sempre più schiacciata, l'economia reale della gente, diciamo, no? Del 99%. E invece l'economia speculativa parassitaria che estrae valore, rendite da chi lo crea, la fa sempre più da padrona. E i programmi di riacquisto delle azioni proprie, no? L'utilizzo di utili dei manager delle società, di utili della società per riacquistare azioni proprie, pompare il prezzo e uscirsene più ricchi senza aver fatto nulla, ecco, è uno di quelle caratteristiche proprio di questo processo di finanziarizzazione dell'economia. L'impresa non reinveste più gli utili per creare benessere, posti di lavoro, ricerca e sviluppo, innovazione di processo, formazione, no? Conversione ecologica degli impianti produttivi. L'impresa reinveste gli utili sulle azioni della società propria per pompare il prezzo, come diciamo, fare speculazione e far uscire una manciata di manager di multinazionali ultra ricchi, ripeto, senza aver fatto nulla, senza aver creato lavoro. E questo pompare i prezzi delle azioni delle società poi non è realizzato solo attraverso il riacquisto delle azioni, questo giochino del riacquisto delle azioni, ma ad esempio attraverso ristrutturazioni che vengono fatte sulla pelle dei lavoratori, perché no, perché se posso licenziare 10.000, 2.000, cioè il grosso dei dipendenti di una multinazionale, per poter anche produrre degli effetti a rialzo sui prezzi delle azioni della società. Ecco, questo è un esempio, ecco, di come cioè il discorso sull'impresa estera che viene a investire in Italia, sul territorio, è un discorso sempre, come sembra, politico. Non, è una questione politica, non tecnica. Cioè, che poi la tecnica apolitica non esiste. Cioè, se c'è la politica, un'impresa straniera che viene in Italia può creare benessere, ma ci deve essere una politica che pone delle condizioni ben precise a quell'impresa, e non ci vuole la politica delle ZES, cioè una politica cioè prostrata ai piedi dell'1% più ricco e appunto parassitario della popolazione, di chi campa di speculazione e rendite, e andando contro gli interessi del 99%, che, no?
il valore e la ricchezza lo producono, la creano. Molto bene, Domenico. A Lorenzo da Genova, dopo aver visto la puntata 2, è venuta questa domanda. È vero che abbiamo bisogno di immigrati per poter rendere sostenibile il debito pubblico e il sistema pensionistico? Credo che sia una domanda che interessa a molte persone. Allora, un'ottima domanda, ringrazio il consigliere che l'ha posta. È una domanda che poi tocca anche le mie corde, no? Io sono originario, sono calabrese, vengo dalla Calabria. Abbiamo anche l'esperienza di Mimmo Lucano a Riace, no? Ecco, un'esperienza, è un caso che andrebbe studiato, diffuso, di integrazione positiva. Ecco, io quando, ci tengo a fare una premessa, io quando, insomma, sono cresciuto in un contesto sociale, familiare, che mi ha insegnato tra i valori, ecco, che il posto a tavola per il posto a tavola per una persona in più, che è una persona sconosciuta, straniera, soprattutto che magari può aver bisogno, ecco, bisogna sempre avanzarlo, come dire, bisogna sempre darlo ad una persona, soprattutto se che bussa alla tua porta, e soprattutto che bussa alla tua porta con gli occhi della disperazione. Ora, io penso che dire che noi abbiamo bisogno, cioè che ci servono immigrati come se per questioni di convenienza economica, cioè a me rimando un po' a quelle logiche, no, e quelle anche affermazioni che gli schiavisti dell'Alabama, dell'Oklahoma, del Settecento, negli Stati Uniti, no, ecco, nell'Ottocento facevano in merito e riferimento agli immigrati schiavi dall'Africa. Dicevano: noi abbiamo bisogno di immigrati, di schiavi, perché ecco, lì c'era una ragione però concreta, perché abbiamo bisogno di gente che raccolga il cotone nei campi, piuttosto che... Ed effettivamente era una cosa concreta che si materializzava, cioè quegli schiavi deportati dall'Africa che venivano, ecco, impiegati nei campi in condizioni appunto di schiavitù, e che il cotone alla fine della giornata l'avevano raccolto. Bene. Invece qui abbiamo una riproposizione di queste logiche, cioè perché diciamo da economista in formazione, Junior, ecco, è riprovevole, è raccapricciante sentire che una persona ti serve per convenienza economica. È qualcosa di raccapricciante. Primo. Secondo, cosa più importante che ci ricollega poi anche all'MMT, no? A quello che ci spiega l'MMT. A differenza degli schiavisti di 200 anni fa, anche se gli immigrati lavorassero tutti, pagassero, o la maggior parte lavorasse, pagassero contributi da un lato previdenziali, dall'altro anche più tasse, ecco, questo non garantirebbe minimamente la sostenibilità finanziaria del debito pubblico. Perché a differenza di un debito privato, no? Perché quando si parla di debito di Stato pubblico, le logiche, appunto, come dicevamo rispetto alla prima domanda, sono logiche diametralmente opposte, diverse, ecco. La sostenibilità finanziaria del debito, di un debito pubblico, non dipende dal saldo finanziario del budget dello Stato, che lo Stato ha registrato durante l'anno, la differenza cioè tra entrate e uscite. Non è che se uno Stato incassa più tasse, registra il pareggio di bilancio o un avanzo addirittura, le tasse raccolte superano le spese effettuate. Ecco. Non è che il debito pubblico diventa automaticamente sostenibile, no? Dal punto di vista finanziario, perché la sostenibilità finanziaria del debito di uno Stato dipende nel nostro caso dell'Eurozona, da una garanzia sui debiti pubblici contro il default della BCE, cioè quell'istituzione centrale che ha il monopolio sui mezzi di pagamento e la liquidità in euro. E quale migliore garanzia su dei titoli, in questo caso di Stato, come possono essere altri titoli, in questo caso i titoli di Stato, da parte di, se non quella della data dalla BCE. E questo l'abbiamo anche visto con il whatever it takes di Draghi. Cioè, quando Draghi, da governatore della BCE nel 2012, nel luglio 2012,
annunciò alle oligarchie finanziarie, no, che avevano sui portafogli, nei portafogli i grossi titoli di Stato, che la BCE avrebbe fatto tutto ciò che era necessario in soldoni per garantire i titoli di Stato dei paesi dell'euro, no? Quindi titoli di Stato denominati in euro, garantire i debiti pubblici dei paesi dell'euro. Gli spread, i rendimenti sui titoli di Stato che erano per i paesi, no? Sono crollati nel caso italiano, spagnolo, greco ci sono stati alcuni problemi, ma anche quelli sono diminuiti, no? Ecco, quindi a garantire la sostenibilità del debito pubblico dal punto di vista dei pagamenti dello Stato finanziaria non è né più tasse pagate dalle persone, né austerità, taglia la spesa pubblica, il deficit pubblico, non è un saldo di budget positivo del governo, ma è una struttura del sistema monetario, un'architettura istituzionale del sistema monetario che preveda la garanzia della BCE, nel nostro caso della BCE, su quel debito pubblico. Piccola parentesi, se usciamo dall'euro, andiamo a vedere altri casi, altri stati, per esempio il Giappone, ma non solo, ecco. Da cosa è data la sostenibilità finanziaria del debito? Dal fatto che quel debito è denominato nella moneta di monopolio dello Stato e poi la moneta è anche non convertibile a un tasso di cambio fisso con monete straniere. E quindi, anche se gli immigrati venissero, riuscissero a lavorare di più, no? Perché gli immigrati oggi, come gli italiani in Italia, ecco, patiscono la disoccupazione, no? E la sottoccupazione. E anche se pagassero più tasse in generale, oltre che più contributi, il debito pubblico non diventerebbe sostenibile automaticamente. Ma il debito pubblico italiano e non solo, indipendentemente dal livello, è sostenibile nel caso dell'Eurozona se c'è questa garanzia della BCE. E la garanzia della BCE non è a discrezione della BCE. La BCE non può scegliere, cioè non è che Mario Draghi... se non c'era Mario Draghi la BCE non avrebbe pronunciato il whatever it takes, cioè anche se ci fosse stata mia nonna, che saluto, voglio dire, alla BCE avrebbe dovuto, no, garantire i titoli di Stato in euro, perché altrimenti ci sarebbe stata, senza la garanzia della BCE, un collasso del sistema finanziario e bancario nell'eurozona e quindi dell'economia di famiglie, imprese, lavoratori, no, l'economia reale. È una crisi finanziaria che avrebbe messo l'operato della BCE in territori di illegalità, cioè perché il mandato di una banca centrale, il mandato istituzionale, è quello di garantire prima di tutto la stabilità finanziaria sistemica, cioè non ci devono essere crisi finanziarie, economiche, e la stabilità del sistema dei pagamenti. Quando io col mio conto ordino un pagamento alla banca, il pagamento deve avvenire. Okay? Così come quando uno Stato deve pagare qualcuno, ecco, il pagamento deve avvenire. Ecco, questo è gli obiettivi per mandato della Banca Centrale. Se la Banca Centrale non garantisce i titoli di Stato, il debito pubblico, si ha uno sconguasso, una crisi finanziaria ed economica. E questo va contro il mandato istituzionale della BCE, della Banca Centrale, nel nostro caso la BCE. Quindi la garanzia, sintetizzare e concludere, che cos'è che rende sostenibile un debito pubblico di Stato? Da un lato, se quel debito è misurato nella moneta di monopolio dello Stato, nella moneta nazionale su cui lo Stato ha il monopolio, e quella moneta deve essere non convertibile a un cambio fisso con la moneta straniera. Quindi moneta nazionale non convertibile. Se, come nel caso dell'euro, i paesi hanno ceduto alla BCE questo monopolio sulla moneta nazionale, adottando una moneta che di fatto è straniera per gli stati dell'euro e che è di monopolio della BCE, ecco, è chiaro che il debito pubblico in euro è sostenibile, come abbiamo visto, sia nel 2012 che durante la crisi da Covid e così via, solo se c'è la garanzia della BCE. E la garanzia della BCE non è un qualcosa a discrezione della BCE. Se la BCE, magari il governatore lo desidera, toglie la garanzia, oppure no, potresti anche giocare su questo per adoperare il ricatto, poi quello che diventerebbe un ricatto dello spread, dei mercati, della speculazione, aprire le porte, dare il lasciapassare alla speculazione finanziaria, ma questo provocherebbe comunque delle instabilità sui mercati finanziari, okay? E questo va contro il mandato della Banca Centrale, okay? Quindi
Il punto qual è? Io da calabrese italiano, gli immigrati, non quelli che arrivano in giacca e cravatta con i miliardi appunto da diciamo investire, no? Ma gli immigrati disperati, cioè che scappano, fuggono dalla disperazione, dalla fame, dalla povertà, dalla morte, ecco, io mi sento intanto in dovere morale di cittadino di lottare qui in Italia politicamente e premere insieme a tutti i concittadini, insomma, fare pressioni sulla politica affinché le oligarchie finanziarie, industriali, di rentier e i politici loro servi smettano di andare, insomma, a devastare quei paesi, smettano di colonizzare quei paesi di fatto, no? Proprio dal punto di vista istituzionale, politico, economico. Questo affinché i paesi più disastrati da colpi di Stato, regimi di austerità feroce, di privatizzazioni, liberalizzazione dei movimenti di capitali, da anche dittature che sono appoggiate dai governi occidentali, no? Il solito doppio standard, no? Che i dittatori sono tali solo quando non sono amici dell'Occidente. Ecco, e questo per fare cosa? Nel medio-lungo termine, per fare in modo che un ghanese, un nigeriano o un malese possa vivere bene, liberamente, serenamente nel proprio paese e possa venire un domani in Italia per studio, per un'esperienza anche di lavoro, perché si vuole trasferire, ma è una scelta libera. Non è una scelta costretta dalla disperazione, dalla fame, da colpi di Stato, da guerre e da dittature che sono appoggiate da governi occidentali, tra cui quelli italiani, nell'interesse di quelle grandi multinazionali imprese, anche pubbliche, private che siano, nazionali. Questo è il primo passo. Il secondo, dici, nell'immediato, finché decolonizziamo quei paesi, ecco, facciamo pressione sui governi nazionali occidentali finché si decolonizzino quei paesi. Cosa facciamo? Questi arrivano. Ecco, intanto non è che io sto sulla spiaggia ad aspettare che col barcone, se ce la fanno, arrivano questi ragazzi, queste ragazze, queste persone. Io li vado a prendere con la guardia costiera in mare per evitare morti, numero uno. Numero due, l'accoglienza senza integrazione, ecco, è fuffa, che costringe poi queste persone a scapparsene anche dall'Italia, perché dicono, ma noi pensavamo che in Italia potevamo farci un futuro, in realtà, ecco, l'accoglienza senza integrazione diventa quella degli schiavisti moderni, che gli immigrati ci servono perché ci servono, appunto, perché altrimenti il debito pubblico è insostenibile, queste castronerie qui. Ecco, quindi l'accoglienza deve essere integrazione. E qual è uno dei i migliori modi per integrare civilmente queste persone in una relazione, appunto, di reciprocità e di benessere condiviso? Ad esempio, sono i programmi di lavoro. Una delle principali proposte dell'MMT, no? Cioè una rete di protezione sociale universale che serve a stabilizzare automaticamente l'economia. Quando l'economia va in crisi, la rete dei programmi di lavoro si espande impiegando più persone, perché ci sono più persone che con la crisi perdono il lavoro. Quando l'economia riparte, si riprende proprio grazie anche a questi programmi di lavoro, ecco, le persone escono automaticamente da questi programmi e i programmi si restringono nelle fasi di espansione economica. Quindi è come una fisarmonica, un polmone, che si estendono nei periodi di crisi e si restringono nei periodi di crescita dei posti di lavoro e così via. Ecco, e i programmi di lavoro, tra le tante, sono un ottimo strumento di integrazione benefica, appunto, civile e social progressista delle persone, degli immigrati più sfortunati. E sono i programmi di lavoro, ovviamente, devono essere aperti ai nativi autoctoni, cittadini italiani, e a chi è immigrato e la cittadinanza magari non ce l'ha. Quindi, ecco, questo è il mio pensiero anche personale, ma è un po' anche, cioè, è in linea anche con quello che gli economisti MMT poi propongono, ad esempio, su come gestire un'integrazione. Cioè, a 2-3 euro l'ora nei campi, nelle baracche di Lamiera, del Foggiano piuttosto che Reggino, devono andarci a lavorare quelli come la Meloni o Elly Schlein, che propongono, che
che con un po' di buoni sentimenti tanto al chilo spiegano che insomma gli immigrati noi ne abbiamo bisogno di questi schiavi, perché se no non ci pagano le tasse, cioè pagano le tasse poi e il debito pubblico sarebbe più sostenibile, ste castronerie qui, ecco. Quindi questo è il quadro, ecco, sulla questione immigrazione, diciamo. Domenico, direi che sei stato chiarissimo, assolutamente, anzi. Allora, Domenico, direi a questo punto veniamo all'ultima domanda della puntata. Ovviamente i nostri spettatori sanno che le puntate hanno una certa lunghezza, quindi non potevamo selezionarne altre. Ed è una domanda che riguarda il sistema bancario e finanziario. Prima di tutto ci chiedono se non sarebbe meglio dividere nuovamente le banche commerciali da quelle di investimento. E poi a seguire, sempre nella stessa domanda, pongo una questione sul mercato della borsa. Nel senso, non sarebbe meglio chiuderlo? Ok, riguardo alla prima domanda, piccolo flash per chi ci ascolta. La differenza tra banche commerciali ed investimento: quelle commerciali sono quelle che prestano soldi alle imprese, fanno prestiti commerciali industriali per appunto, diciamo, l'economia reale. Ora, anche le banche di investimento possono finanziare investimenti di lunga durata di imprese, però sono quelle che fanno anche trading, speculazione su titoli di azioni piuttosto che derivati, piuttosto che, no? Ecco. La separazione tra questi due tipi di banche commerciali di investimento è avvenuta nel 1933 con la riforma bancaria americana, e il Glass-Steagall Act in particolare, e per farla breve, il problema è che il Glass-Steagall Act era già stato superato negli anni 80, cioè di fatto questa separazione che la legge aveva posto in essere, che era, diciamo, durata per un po', ecco, è venuta a mancare, e quindi le banche commerciali si sono buttate nel business della finanza speculativa già prima del Financial Modernization Act del 99, cioè del 1999, cioè quella legge che aveva, diciamo, di fatto abolito il Glass-Steagall Act, cioè quella legge del 33 che poneva la separazione tra banche commerciali per le imprese, il commercio e l'industria, e le banche di investimento della speculazione su titoli vari. Quindi bisognerebbe prima di ritornare o di parlare della separazione tra banche commerciali e investimento, bisogna capire e andare a vedere quelli che sono stati le varie dinamiche di innovazione istituzionale e finanziaria, di deregolamentazione e liberalizzazione dell'attività bancaria, che hanno portato di fatto al superamento di quel sistema duale, no? Che aveva creato la legge del 33, la Glass-Steagall Act del 33. E bisognerebbe poi ad oggi, dato che le banche oramai, specie nei paesi anglosassoni, hanno smesso di fare le banche, si sono buttate sulla cosiddetta finanza di mercato, finanza speculativa, no? Che dopo questi termini, mercato, no? Sembra tutta una cosa carina. Appunto, bisogna capire che le banche sono adesso dentro il business del sistema finanziario speculativo, che non ha nulla a che fare con l'economia reale, proprio in linea con quel processo di finanziarizzazione dell'economia, e quindi bisognerebbe proporre una separazione che andrebbe definita da un diverso modo di definire l'attività bancaria, di concepire l'attività bancaria, cioè proprio la definizione di ciò che le banche fanno. E su questo viene in aiuto il professor Jan Kregel, l'economista Hyman Minsky, o anche William Parker, il professore della Columbia University, che negli anni 20 scrisse già di questo. Ecco, una diversa definizione delle banche, dell'attività bancaria commerciale, andrebbe ricercata nella funzione di creazione di liquidità delle banche attraverso l'accettazione delle promesse di pagamento degli io ti devo dei clienti delle banche che vanno a chiedere il finanziamento. E non bisognerebbe abbandonare quella definizione dell'attività bancaria che è anche infondata, che è anche fuori dalla realtà,
che vede le banche come semplici intermediari che prendono i soldi dei depositanti e li danno in prestito alle imprese. Le banche non funzionano così. Le banche non sono intermediari finanziari nel senso classico del termine, ma sono istituti che appunto creano liquidità attraverso la funzione di accettazione, accettando o meno io ti devo le promesse di pagamento dei clienti. Sulla borsa il problema non è di per sé la borsa, il problema è che la borsa come strumento istituzionale potrebbe servire effettivamente a dare una mano allo sviluppo del paese, ma se la borsa funge da strumento al servizio del 99% della popolazione. Invece la borsa oramai è un luogo di speculazione selvaggia, come già è stato spesso in passato, e per il gioco anche per esempio il riacquisto delle azioni proprie, di quello che dicevamo che le multinazionali fanno per pompare il prezzo delle azioni. Il problema, cioè, non è chiudere o meno la borsa, è regolamentare, disciplinare, orientare la borsa come istituzione al servizio delle persone, della maggioranza che vive del proprio lavoro, no? E il problema principale, più che la borsa, piuttosto che è la finanziarizzazione dell'economia, cioè quel processo che interessa le economie occidentali e che storicamente ha portato al declino di paesi interi, di civiltà intere, cioè quel processo dove l'economia della speculazione, della rendita parassitaria che estrae valore dalla maggioranza che quel valore lo crea, no? Che estrae valore, schiaccia l'economia reale del lavoro, dell'innovazione, dell'impresa, ecco, la fa sempre più da padrona. E lo stiamo vedendo in vari casi, ecco, i paesi anglosassoni su questo sono più, diciamo, avanti, purtroppo. Quindi sì, il problema non è tanto chiudere o meno la borsa, e rendere la borsa funzionale all'interesse pubblico, e poi frenare e invertire la rotta della finanziarizzazione dell'economia, perché questo altrimenti costerà cara la pelle a milioni e milioni di persone nei paesi occidentali. Benissimo Domenico, mi sembra che sei stato molto chiaro. Intanto Grazie. Vi ricordiamo che tutte le puntate sono visibili di nuovo in replica sui canali YouTube e Rumble di comedonquixote.org. Massimo, vogliamo salutare i nostri spettatori? Assolutamente sì, Sonia. È stato sicuramente un bellissimo viaggio e ovviamente io ringrazio Domenico, ma tutta la MMT grazie a voi per la vostra professionalità, per la vostra chiarezza anche espositiva. Fare 15 puntate su temi di economia, di macroeconomia, non è assolutamente facile. Speriamo di aver fatto il possibile per avvicinare le persone a questi temi che, insomma, il mainstream ci fa tenere abbastanza alla larga, anche, diciamo, complicandoli spesso, no? E poi, ovviamente, Sonia, ringrazio te per questa co-conduzione che abbiamo fatto insieme, e Giulio alla regia. Ringrazio io te, ringrazio Giulio, ringrazio tutti. E un saluto ai nostri spettatori. Grazie a tutti e buona serata. È stato un piacere, grazie.